Buongiorno mister. Buongiorno. Allora, io partirei un po' dai diversi stati in animo, no, di questa settimana. Vinci a Torino, vai a giocare contro l'Atalanta, fai una buona gara, risultato anche forse troppo pesante. Il giorno dopo va via Kivior, oggi si infortuna Zola, insomma, di tutto proprio. Sono le cose del calcio, no? Sono le cose della parte pratica, della realtà, di quello che succede, della capacità del fatto di sorprenderci e alla quale bisogna reagire nel modo migliore possibile. Sì, mister, buon pomeriggio. Oltre all'assenza di Nzola e di Kivior, che abbiamo visto, è partito per Londra, non ci sarà neanche Nicolau. Come pensa di sopperire a questa assenza, visto la mancanza sia di Kivior che di Nicolau a sinistra? Grazie. Questo ovviamente è un problema, non è un problema il sopperire all'assenza, è un problema la contemporanea assenza di questi due giocatori e poi vale lo stesso principio ovviamente anche per Zola. Il fatto che devi cambiare delle cose che sembrava che stessero funzionando, no? Perché hai trovato delle linee di gioco, hai trovato dei tempi di gioco con certe caratteristiche dei giocatori e cambiando i giocatori, domani giocheremo comunque in 11, cambiando i giocatori, però cambiano le caratteristiche e non hai molto tempo per preparare le cose adeguate, insomma, per come vedo io, per come vedo io il calcio, rispetto a una partita così importante come quella di domani. Però, Sì, mister, buongiorno. È una domanda un po' provocatoria, tra virgolette. Alla luce dei risultati, quindi un percorso importante con due vittorie esterne, due pareggi comunque importanti con squadre importanti, la partita con la Roma, si può dire che lo Spezia ha tre risultati su tre a disposizione, quindi mente No, libera? no, 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 no. Lo Spezia cerca di andare in campo per far punti, a prescindere, contro tutti, in qualsiasi situazione. Sappiamo che magari le cose si complicano, magari non riesci a fare esattamente le stesse cose che eri arrivato a fare ieri, ma lo Spezia cerca di andare a far punti e non si accontenta di sconfitte No, onorevoli. certo no, ma volevo dire mentalmente è una Ah, cosa. no, ma guardi che insomma, succedono le cose, ma non bisogna fasciarsi la testa dobbiamo mettersi nella condizione di utilizzare al massimo le risorse dei ragazzi che abbiamo a disposizione. Salve mister, io avrei una domanda sui nuovi arrivati. Abbiamo visto Esposito contro Atalanta, ha giocato una buona partita. Zurkowski è entrato nel finale con il Torino, quindi le chiedo come sta, se è in grado appunto di giocare. E sugli ultimi due arrivi, Zipot e Krollis, che cosa ne pensa? Se sono giocatori che dovrà valutare, se sono già magari pronti per giocare qualche minuto anche loro. Grazie. Esposito ha fatto un'ottima partita considerando il quadro generale, cioè il 90 minuti contro l'Atalanta, un battesimo di un certo tipo, prestigioso e anche con un coefficiente di difficoltà notevole, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista tecnico. Il ragazzo si è molto ben disimpegnato, sono stato contento. Zurkowski ha un problemino, ma a meno che l'allenamento di oggi non mi dica delle cose diverse, anche in virtù della nostra situazione di infermeria, leggi i bastoni e leggi le ultime cose che sono successe, insomma, vorrei che fosse a disposizione, sia per partire dall'inizio sia per entrare a gara in corso. Poi faremo, rispetto al suo problemino, le valutazioni del caso dopo la partita di domani. Per quanto riguarda gli ultimi due ragazzi che sono arrivati per penultimi, perché questa mattina si è aggregato il nostro gruppo Marchetti, e i due ragazzi, io li ho visti solo in video praticamente, ieri hanno fatto un mezzo allenamento che è quello del post-gara, l'hanno fatto per la prima volta insieme ai compagni, li ho visti in video e in video mi sono piaciuti tutti e due molto, però la differenza fra Cipot e Krollis è che Cipot ha sempre giocato
E Crollis invece oggi è come se fosse al 3 di luglio, perché è stato fermo più di un mese ed è arrivato da 3 giorni, è come se fosse al 3° giorno della preparazione. Quindi anche i pensieri nel dire, sai che c'è una situazione così, ti butto dentro, vediamo quello che salta fuori, fai anche fatica perché non conosci veramente il ragazzo, che non sa neanche i nomi dei suoi compagni peraltro, ma lui è il 3 di luglio. Non so se al 3 di luglio uno è pronto per giocare una partita come quella che ci aspetta domani. Claro. Quindi, mister, vista la situazione, quale potrebbe essere, diciamo, un approccio offensivo domani contro la Roma? È una bella domanda. E non è facile trovare le risposte, sia quelle teoriche prima della partita e sia poi quelle pratiche che contano molto di più dentro il campo. Cercherò di pensare alla soluzione migliore. Mister, buongiorno. In virtù anche appunto dell'infortunio di Nzola, Verde ha giocato contro l'Atalanta, anche lui ha avuto un periodo insomma di stop, come lo ha visto e se potrebbe essere una soluzione importante in vista di una gara comunque complicata come quella di domani. Grazie. Io credo che Verde sia la soluzione più logica, a maggior ragione per una partita in casa contro un avversario di questo tipo. E l'altro giorno non pensavo che avrebbe fatto i 90 minuti, non pensavo che li avrebbe avuti. Lui ha questa caratteristica che comunque riesce a prendersi i momenti di recupero dentro la partita e quindi magari sembra che stia calando, poi si riprende, ritorna dentro la partita e quindi è riuscito in maniera che mi ha soddisfatto a portare a termine la partita di Bergamo. Non avevo l'intenzione di farlo partire dall'inizio della partita con la Roma e per quello l'ho tenuto in campo fino alla fine, volevo valutare la sua condizione fisica realmente. Adesso rivediamo un po' queste cose e cercheremo di pensarci. Un aspetto importante che non riguarda solo Verde, ma riguarda anche Verde, un aspetto molto importante è che noi affrontiamo un avversario che ha fatto più di metà dei suoi gol, tanto una squadra che ha fatto più punti in trasferta rispetto a quelli che ha fatto in casa, e poi che ha fatto più del 50% dei suoi gol, se consideriamo anche le azioni dal fallo laterale, una squadra che ha una struttura fisica molto importante come l'Atalanta. D'altronde con l'Atalanta il primo pallone che ci butta dentro l'area sul calcio d'angolo prende gol, perché la squadra di giovedì era comunque una squadra che concedeva abbastanza chili e centimetri, e è un ragionamento da fare anche contro la Roma domani. Sono fortissimi in queste situazioni di calcio da fermo. Nel caso specifico di Verde, quello che magari ti toglie dentro un'area te lo dà dentro l'area avversaria, da questo punto di vista. Buongiorno mister, le chiedo, dopo la sconfitta dell'Atalanta, siamo ora lo Spezia incontrerà un'altra big, ma ci aspettiamo una reazione, una prestazione di alto livello, come spesso ha fatto con le big, come ha reagito la squadra dopo la sconfitta? Allora, lasci stare le big. Ci sono 19 squadre insieme a noi in Serie A e ci sono 38 partite. Questa cosa bella che ci sta capitando è la continuità dei risultati. A prescindere da quelli che hai trovato davanti, sei riuscito ad avere continuità di risultati ed è un aspetto importante per una squadra come lo Spezia. Questa deve essere la direzione da ricercare. Big con big, casa o fuori casa, dovremmo cercare di maturare un pochettino da questo punto di vista, di fare un salto di qualità. È ovvio che poi le vicende come quelle che abbiamo detto fin dall'inizio della conferenza, qualcosa ti tolgono necessariamente, qualcosa ti tolgono. Noi dobbiamo avere questo tipo di obiettivo.
Buongiorno mister, io volevo tornare sulla Roma, nel senso che la Roma è una squadra che, anche le statistiche, una squadra che crea poche occasioni ma subisce anche poco. Quindi la mia domanda è: come si affronta una squadra del genere? Più a viso aperto, pressandola alta, oppure aspettandola, facendogli creare il loro gioco e poi ripartire velocemente in contropiede? Io posso anche risponderle e posso anche pensare a dare una direzione alla partita. Poi la Roma è un tipo di formazione in grado di cambiarti abbastanza facilmente il piano gara. Primo, ha dei giocatori fortissimi. Primo, è una squadra che è pericolosissima nei calci da fermo, come abbiamo detto, pericolosissima quando ti riparte, quando ti conquista palla e riparte, lo fa con una qualità enorme, e quindi comunque c'è tutto l'aspetto della costruzione del tuo gioco che deve sempre prevedere una protezione preventiva, degli equilibri di squadra da mantenere durante la partita. È una condizione sine qua non se vuoi affrontare la Roma pensando di portarti a casa qualche cosa. Ha fatto 12 gol nell'ultima mezz'ora, 7 negli ultimi 12 minuti, mi sembra, delle partite, come capita alle grandi squadre, no? Che spesso vanno a riprendersi il risultato alla fine. Quindi comunque noi abbiamo detto: chi fai partire, chi fai giocare lì, ti manca questo, ti manca quello, ma io devo pensare anche chi la finisce la partita, non solo chi la inizia la partita. E quindi devo mettere un po' insieme tutte queste cose che le ho appena detto e cercare di far quadrare i conti. È logico che per un allenatore perdere un giocatore importante come Kivior a metà stagione non è, insomma, l'hai detto di Olmo l'altra volta, speriamo che finisca il mercato, perché magari viene qualcuno con una borsa di soldi e magari siamo costretti a venderlo. Però ecco, la soddisfazione, direi, guardiamola più in senso futuristico questa cosa, no? La soddisfazione di vendere un giocatore in Premier a queste cifre, la soddisfazione anche di aver convinto giocatori come Esposito, che magari poteva essere ambito da altre squadre, o anche lo stesso Djurkovski, a sposare il progetto Spezia, vuol dire che insomma qua comincia un po' a cambiare l'aria, no? Tu sei arrivato quest'anno, ma gli anni scorsi ti assicuro che molti giocatori rifiutavano di venire a giocare qua. Io sono molto contento per Kivior, sono contento dell'opportunità che si è creato e questa cosa contestualmente fa fare la miglior vendita di sempre, no? Del nostro club, e quindi probabilmente è contenta anche la società, speriamo che sia contenta anche alla fine di tutto il percorso. E io non sono contento per me, ovviamente, non sono contento per me. E guardi, ci sono allenatori che a ogni piede sospinto chiedono acquisti, chiedono rinforzi, chiedono sempre, si lamentano in continuazione, non mi sentirete mai lamentarmi, non credo che mi abbiate mai sentito lamentarmi. E però a me tocca questo destino di questi anni, che praticamente ad ogni mercato la società dove sono fa plusvalenze, grosse, anche grosse, e comunque attivi di mercato. Bene, quando c'è un attivo di mercato non vuol dire che prendi giocatori scarsi, attenzione, vuol dire che in linea di massima vanno via giocatori un po' più pronti, come era successo quest'estate, va via Provedel, va via Erlich, va via Maggiore, va via Manai, va via Antis, va bene, e tu prendi dei giocatori prevalentemente giovani, che non vuol dire scarsi, oppure prendi dei giocatori più esperti e che magari vengono da un momento difficile o vengono da infortuni. In tutti e due i casi comunque ci vuole tempo, ci vuole sempre tempo, e ci lavori e ci costruisci e fai un percorso e cerchi di migliorare giocatori e squadra, ma di fatto non riesci mai a godere appieno dei frutti del tuo lavoro, perché ogni volta è una nuova ripartenza, un nuovo riadattarsi, e poi con giocatori anche forti, che hanno caratteristiche diverse, devi pensare comunque sempre a delle cose diverse da proporre alla tua squadra per fare in modo che si possano sfruttare le qualità al 100%. Non è sempre così facile. Posso solo
Mister, ecco, mi collego proprio a quest'ultima domanda e risposta. Rispetto ai nuovi arrivi, quindi parliamo dei giocatori che sono entrati, che sono arrivati, soddisfano, diciamo, le aspettative come tecnico, insomma, da 0 a 100 o più o meno? Vedremo, è solo il percorso che ce lo dirà, solo il percorso. Non faccio io il mercato, non mi occupo io del mercato, quando mi viene chiesto dico la mia opinione e poi c'è il calcio chiacchierato, il calcio dove possiamo dire qualsiasi cosa e poi invece c'è la pratica del campo e solo quello ci darà la risposta alla sua domanda.